Ciao caro amico, anche questo è un video un po' strano e da seguire. Poco fa ho parlato con un amico e mi ha raccontato qualche suo problema di vita. Gli ho dato qualche piccolo consiglio su cosa fare, sull'andare a guardare se stesso in fondo, no? Chiediti se sei soddisfatto di te, se sei felice, cosa ti manca e tutte quelle cose lì. Ma in realtà, oltre a tutte le cose che uno può andare a scoprire dentro di sé, ci sono anche le cose che sono sconosciute. È chiaro, tu, caro amico, hai un nemico terribile, il tuo corpo. Te l'ho anche detto, che il tuo corpo e tutto ciò che appartiene al tuo corpo è un pericolo, è un ostacolo. Se tu non sei soddisfatto è perché la tua anima non è soddisfatta, perché è in disarmonia. C'è solo qualcosa che è soddisfatto di te, solo qualcosa c'è. Che cosa? Che cosa c'è? Me l'hai detto tu. C'è il cibo, c'è un posto per dormire. Accidenti. Ma queste, lo ripeto, sono le cose della materia. È la materia quindi che ti domina. Tu sei lì semplicemente perché così mangi e dormi senza far niente, oppure comunque non lavorando, senza alcuna responsabilità, libero, tranquillo e felice, il tuo corpo mangia e sopravvive, che contento che è il tuo corpo. Ma si è dimenticato che la tua anima da qualche parte c'è. Lo sai che è molto possibile che tu non sia mai entrato in contatto con la tua anima. Ed è anche molto possibile che tutte le meditazioni che hai fatto e quello che tu credi di essere non sia altro che la costruzione di un personaggio. Un personaggio fittizio che deve essere fatto così per sopravvivere, un'invenzione del tuo corpo. Il tuo corpo, ad un certo punto, quando la tua coscienza ha incominciato ad emergere, e con quelle caratteristiche lì, che cosa volevi che scegliesse il tuo corpo per la tua vita? Ha scelto quello che tu hai scelto e quello che scelgono tutti gli altri. Sì, però il fatto è che lui non tiene conto dei bisogni dell'anima e quest'anima se ne sta zitta, 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 fino a quando però, dopo a una certa età, magari quest'anima si sveglia e incomincia a non essere più soddisfatta di quello che è. E allora si apre alla vita, se può, cioè se tu puoi essere libero. Visto che non sei felice dove sei, con le cose che fai, perché quella è la tua vita, allora vuol dire che non va bene, che quella strada alla tua anima non gli importa assolutamente nulla. La tua anima di quelle cose non gli vanno, gli piacciono soltanto alla tua psiche, al tuo io, al tuo ego e a tutte le cose materiali che servono per obbligarti a rimanere lì, perché lì si mangia.
E questo è il grande nemico di tutti, il corpo. Lì si mangia, si dorme, sono al caldo, sono sicuro, fino alla fine dei tempi, fino a quando io vivrò, avrò da mangiare un tetto sulla testa. Questa è la verità. Meno male che c'è da dire che tu hai una possibilità. Quale? Mi hai cercato. Vuoi che ti dica un'altra cosa? Ma come? Sei venuto a cercare me? Ma tu ti rendi conto? Tu? Dove vivi tu? E tu sei partito da lì? Per venire a parlare con me, che manco mi conoscevi, ma semplicemente ti aveva parlato di me un amico, e tu sei partito. Perché? Perché la tua anima le vuole tentare tutte, per potersi riconoscere, per poter vivere, per poter sentirsi. Vieni da me, assurdo. Invece è la tua anima che si sta risvegliando perché è stanca, è stanca, il tempo passa e ci sono tante cose che la tua anima vorrebbe vivere e invece non gli tocca viverle perché tu non sei venuto qui sulla terra per mangiare e bere e startene al calduccio. Tu sei venuto qui per evolverti e non c'è evoluzione in una stasi. Sei lì, cosa fai? Mediti, tatà. Ma se tu hai dei problemi e sei in disarmonia, non ti senti a posto e cerchi qualcos'altro, vuol dire che lì non ci stai bene, no? Mi sembra così logico. E allora perché non sforzarsi un pochino e avere il coraggio di farsele quelle domande che ti ho detto di farti, cioè: sono soddisfatto, sono felice, cos'è che mi manca? E non c'è altro, basta fare questo. E poi vedrai cosa ti salta fuori. E poi eventualmente ne parliamo, quando crederai di essere arrivato alla verità, che io non ti dirò, fino a quando non la scopri tu informami della verità che sei arrivato, quale risposte ti sei dato a quelle domande. Così ti dirò se ci hai azzeccato oppure no. E quando ci avrai azzeccato, io ti dirò. E adesso agisci, perché non c'è altro da fare, agire. Ciao amico mio.